Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale Ufonews. Come ho annunciato qualche giorno fa su TikTok e anche su uno Shorts qui su YouTube, avrei parlato appunto della questione delle famose, ormai diventate famose, pecore che giravano in tondo per ben 12 giorni e di tutta una serie di video che stanno circolando proprio in particolar modo su TikTok, ma anche su Facebook, YouTube, eccetera, che ci mostrano in qualche modo degli eventi straordinari, o almeno così sembrano, in cui tante categorie, tante tipologie di animali cominciano a girare in cerchio e non si fermano apparentemente fino allo sfinimento. Prima però di arrivare al dunque, prima di arrivare appunto ai vari video, vorrei soffermarmi qualche minuto sulla questione legata proprio al video che ha innescato tutto questo meccanismo. Si è detto di tutto, sostanzialmente si è parlato di isteria, si è parlato di batteri della listeria, di stress post-traumatico, di stress ridondante, di tutta una serie di cose che ovviamente nel tempo in qualche modo sono state smentite. Vediamole una per una attraverso uno scritto a cui attingerò a saltelli e in cui citerò naturalmente alcune figure. Ovviamente stiamo parlando di un video che in qualche modo sta facendo tantissime visualizzazioni, parlando proprio quello delle famose pecore, e che ancora oggi è alle vette in assoluto sia su YouTube sia su Facebook che su TikTok e Twitter tra le cose più visualizzate, più cliccate, con più mi piace. Lo scorso 16 novembre esce un Twitter con questo video che appunto poi si è ovviamente divulgato ovunque, che è stato pubblicato su un quotidiano cinese che si chiama People Daily e che ritrae questo gregge in una zona interna della Mongolia che si muove incessantemente in tondo senza sosta per ben 12 giorni. Le informazioni che accompagnano questo video sono davvero scarse e non è in alcun modo possibile andare a verificare che quello che viene detto è realmente così come viene dipinto. Infatti, in realtà il video dura pochi istanti e non ci consente né di verificare i tempi, la data e né niente. Inoltre, non è possibile per via della sua qualità andare a verificare alcune cose che servirebbero comunque per escludere appunto alcuni fatti. L'ipotesi più importante che è stata portata avanti da alcuni scienziati che si sono intromessi in questa diatriba tra virgolette complottistica che si è venuta a generare in giro per tutto il pianeta, hanno dichiarato che il gregge di pecore sia stato affetto da listeria, un batterio che nella sua sintomatologia prevede anche quella di far girare in tondo un animale. Ovviamente nel mondo dei complotti, tra virgolette, quindi nel mondo dei noi complottisti, che siamo sempre denigrati ma siamo sempre avanti nel modo di pensare, questa cosa ci ha fatto naturalmente sorridere e naturalmente, nonostante molti abbiano preso sul serio questa affermazione pseudoscientifica fatta da qualche scienziato non ben definito, è diventato un cavallo di battaglia da parte di chi non vuole credere assolutamente a nulla e vuole smentire assolutamente qualunque cosa che viene portata all'attenzione proprio da quelle persone che pensano in maniera alternativa e vengono etichettati come complottisti. Ma uno scienziato in particolar modo, Matt Bell, docente dell'Università di Hartbury di Gloucester,
dice che non è possibile che si tratti di listerie, spiega anche il perché, cosa che viene confermata anche da alcuni veterinari, tra l'altro un veterinario importante italiano che ne ha parlato davanti alle telecamere, davanti ai giornalisti, e sostiene che si tratta invece di stress. Quindi vediamo perché non è possibile che si sia trattato di listeria. Effettivamente il batterio di listeria, che viene a contatto con gli animali attraverso il cibo infetto, quindi le verdure, ma in particolar modo gli ortaggi, eccetera, automaticamente genera un problema mentale, un problema di funzione del cervello, potremmo dire una disfunzione cognitiva, che porta l'animale a girare in tondo. Ma a girare in tondo in che modo? In gruppo, così come lo abbiamo visto e lo vediamo in questi giorni con le pecore e anche con altri animali, oppure in un altro modo? In un altro modo, in effetti, infatti, è stato smentito proprio grazie allo stesso sintomo, perché gli animali affetti dal batterio di listeria girano in tondo a se stesso, un po' come gli animali domestici quando improvvisamente, per un motivo a noi apparentemente ignoto, nella maggior parte dei casi cominciano a girarci in tondo. La differenza sta nel fatto che mentre gli animali domestici spesso lo fanno per giocare, spesso lo fanno per fare le feste, gli animali selvatici, in particolar modo gli animali da gregge, lo fanno fino allo sfinimento e in genere nell'arco di 24-48 ore dall'inizio del sintomo muoiono. Cosa che ovviamente non sarebbe avvenuta in questo caso specifico. Non solo, ma cominciano a girare su se stessa singolarmente e non in gruppo, in quanto non c'è una memoria collettiva, non c'è un sintomo che può unire la collettività degli animali e farli girare in tondo ad un unico punto. Quindi non vedremmo greggi che girano in tondo a un punto preciso, o animali che si stringono in cerchio talmente tanto da mettersi addirittura uno sopra l'altro nella parte centrale, ma piuttosto avremmo tanti piccoli cerchi impazziti, alcuni che andrebbero a destra, altri a sinistra e via discorrendo. Ma lo stesso scienziato dice appunto che si possa essere trattato di stress, ma un veterinario italiano, il cui nome è Gilberto Mancin, ha detto che non si può azzardare a fare una ipotesi di questo tipo con pochi secondi di video, senza un contatto diretto con gli animali, quindi delle analisi, e un video di qualità talmente scadente che non ci permette addirittura nemmeno di poter capire se c'è un bassissimo recinto elettrificato che consente il movimento quasi impazzito degli animali, e quindi una causa volontaria umana, magari per andare a girare effettivamente un video e poter avere appunto i like, come sta accadendo. Lo stress sarebbe eventualmente però dovuto a fattori scatenanti, come per esempio che gli animali sono cresciuti e hanno vissuto per tanti anni all'interno di una recinzione circolare e quindi si sono abituati a un movimento circolare, e quel movimento è diventato per alcuni individui, attraverso lo stress, un movimento naturale obbligato che viene contagiato in qualche modo agli altri individui proprio per l'atteggiamento da gregge, quindi di imitazione dell'animale vicino a se stesso. Ma cosa è accaduto realmente? Perché, per esempio, siamo davanti ad una situazione in cui le due uniche teorie che sono state elaborate, che potevano avere in qualche modo un senso, almeno per la scienza accademica, sono state automaticamente demolite con gli stessi elementi su cui si fondavano, e quindi il mistero delle pecore che girano in tondo a un punto fisso rimane allo stato attuale un grande mistero. Ma noi siamo qui per cercare di arrivare ad una conclusione, cercare in qualche modo di trovare
una possibile teoria almeno che possa spiegare questo comportamento e soprattutto quello di tutti gli animali che nel tempo cominciano effettivamente a manifestare questi strani sintomi. Ma ad aggravare la situazione, in qualche modo a portare nuova acqua al mulino e a complicare in qualche modo anche la soluzione del mistero, dell'enigma, arriva un crop circle, cioè un cerchio nel grano che è spuntato il 29 novembre del 2022 in una località non ancora ben definita del Regno Unito, dove sostanzialmente si vede qualcosa di semplice a guardarsi, ma che stranamente ricorda proprio quel moto circolare che le pecore e gli altri animali stanno facendo in questo momento. E all'interno di questo cerchio, che in realtà non è un cerchio vero e proprio ma è una spirale concentrica, si trovano questi oggetti composti da due cerchi con un corpo che li unisce, che tanto ricordano nel loro movimento proprio gli animali che si muovono appunto in cerchio, anche se a mio avviso andrebbe ricercata ben altra possibilità, ben altra teoria, ben altra soluzione su questo crop circle, che invece potrebbe essere per esempio un codice binario, un codice morso o qualcos'altro. Ma non è il momento di interessarmi a questo aspetto, a questo campo. Voglio dedicarmi esclusivamente in questo momento, in questo video, al tema che sto trattando già dall'inizio. Ovviamente però di questi crop circle ce ne sono anche altri, alcuni sono più vecchi, che potrebbero ad oggi, con questa novità degli animali, essere interpretate in tal senso. Ma di fatto non ci sono elementi che possono realmente collegare questo crop circle o altri crop circle agli eventi degli animali. A un certo punto però accade qualcosa. Nell'arco di pochi giorni cominciano a circolare, in particolar modo su TikTok, ma poi si diffondono attraverso tutti i social media, una serie di video che ci mostrano altri animali che compiono lo stesso gesto. Oltre alle pecore ci sono le capre, ci sono le mucche, i cavalli, le renne, le alci e i cervi. E dopo qualche giorno arrivano i video che ci mostrano persino le formiche o altri insetti che si comportano in modo anomalo e che in qualche modo cominciano a girare in cerchio intorno a un punto fisso. Passa qualche altro giorno e arrivano dei video dove si vedono dei roditori, in particolar modo scoiattoli impazziti, che cominciano a girare in tondo per lunghi periodi e poi si fermano di scatto, stando qualche istante, e cominciano a girare nuovamente in tondo. Nel frattempo arrivano anche dei video di stormi di uccelli che precipitano in maniera strana a terra, che volano in maniera folle, e alcuni di questi improvvisamente cominciano a cadere morti. Inoltre cominciano ad arrivare dei video, pochi, comunque sono quelli che sono trapelati, dove si vedono degli uccelli di dimensioni più grandi rispetto a quelli che volano in stormi sopra le città normalmente, giusto per intenderci, tipo aironi, cicogne, eccetera, che cominciano a girare in tondo intorno a qualcosa. Un video di tra questi, per esempio, che arriva dagli Stati Uniti, ci mostra appunto degli uccelli che girano attorno a un albero per parecchio tempo e in maniera anche inquietante. Nel frattempo continuano ad arrivare video da tutto il mondo che ci mostrano altri insetti, altri animali e quant'altro possa in qualche modo fare la stessa identica cosa e comportarsi in modo anomalo. A questo punto, cosa può esserci in giro per il mondo che possa accomunare in qualche modo tutti questi animali che incominciano a girare in tondo? La teoria più accreditata, quella che sta circolando nel mondo appunto complottistico, è quella che si tratti di campi e onde elettromagnetiche,
magari in sperimentazione, e qualcuno sostiene addirittura che si tratti del 5G. Mi sento in dovere però di in qualche modo andare controcorrente, almeno per quanto concerne quest'ultima possibilità. Seppur il 5G effettivamente può generare una serie di problemi, di mal di testa, eccetera, non è comunque provato che possa generare questo tipo di cose. Ma anche fosse così, cioè anche se il 5G possa essere causa di questo tipo di comportamenti, la maggior parte degli animali che girano in tondo in realtà non vengono filmati nelle città occidentali, ma nei posti più sperduti, in mezzo alle montagne, in mezzo alle foreste, in mezzo alle praterie, in mezzo addirittura al deserto, o in piccole città medio orientali e cinesi, per lo più mongole, eccetera, rurali, lontano da qualsiasi forma di civiltà, dove probabilmente non c'è neanche l'elettricità. Come si potrebbe quindi spiegare con ripetitori, antenne che producono campi elettromagnetici, questa anomalia, se non con un'influenza mirata esterna, quale potrebbe essere quella, per esempio, di una tecnologia degli armamenti satellitari? Ovviamente è un'ipotesi. La butto lì nel calderone, probabilmente innescherà polemiche, innescherà sicuramente tutta una serie di questioni e mi verrà magari dato del credulone, dell'idiota o cose di questo genere. Ma non ci sono, allo stato attuale, altre spiegazioni razionali, logiche, se non in fenomeni, magari anche naturali, che al momento non siamo capaci di spiegare, perché si tratterebbe di fenomeni sconosciuti, magari una variazione del campo elettromagnetico terrestre, che in alcune aree del pianeta è più forte che in altre, quindi generando un accumulo di energia, un'anomalia, può in qualche modo interferire con l'orientamento, con il comportamento degli animali. Un nuovo elemento si inserisce nel contesto di questi video ed è il film Cell con John Cusack. Cosa accade in questo film? Accade che improvvisamente la gente comincia a sparire man mano che accende la mattina il cellulare al risveglio dalla notte, e improvvisamente la gente diventa come degli zombie. Alla fine di questo comportamento, tutte le persone sembrano andare in determinate direzioni, si scoprirà che attraverso un campo elettromagnetico che viene indotto direttamente al cervello utilizzando i cellulari e che viene sparato da dei ripetitori, va a mandare il cervello in pappa sostanzialmente, quindi lo manda in tilt, e le persone colpite, che diventano degli zombie, cominciano a girare in tondo intorno a questi ripetitori. Non dico altro perché non voglio spoilerare sul film, ma questa somiglianza in qualche modo tra l'attivazione con i cellulari nel film di campi elettromagnetici che inducono ad un comportamento zombie e al girare in tondo ad un punto preciso energetico ricorda molto quello che in qualche modo sta accadendo agli animali, anche se non hanno il cellulare naturalmente, quindi non hanno una fonte diretta dei campi elettromagnetici che induce qualcosa in specifico sul posto. Ma come ho detto prima, però, un'arma esterna potrebbe fare al caso nostro. Qualora ci fossero novità, sviluppi, eccetera, sarà mio compito, mio dovere informarvi, ma prima di salutarvi voglio specificare una cosa. Di video che mostrano animali che fanno, che tengono questo atteggiamento, ce ne sono davvero tanti, e tra questi ce ne sono diversi che stanno circolando con date completamente differenti. Mi è capitato di vedere di questi video, per esempio, in Russia del 2017, del 2015, negli Stati Uniti nel 2021, nel 2018,
in varie località di paesi arabi, della Cina, eccetera, addirittura risalendo al 2007, al 2008 e via così. Quindi evidentemente c'è comunque un comportamento che a noi sfugge, o un'anomalia che a noi sfugge, che sembra apparentemente verificarsi in modo casuale e che colpisce gli animali sempre e costantemente in posti differenti, ma che sembra che in questo periodo abbia subito una spinta, un'accelerazione davvero incredibile. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. Vi ricordo di mettere un like, attivate il campanello se volete ricevere le notifiche, e naturalmente iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo con il prossimo video, rimanete qui con me e vi invito a seguirmi anche sul nuovo TikTok e sul sito internet www.statodiemergenza.com, dove trovate gli approfondimenti e gli articoli. Ciao, alla prossima!